Seconda sconfitta della stagione, Pescara che appare in ritardo sul piano del gioco, anche questa sera male, direi nel primo tempo, sicuramente meglio nella ripresa, così? Ma io non sono d'accordo, abbiamo sbagliato l'approccio per un motivo che non riesco a capire. Ma poi credo che la partita l'abbiamo avuta spesso in mano nostra, con palleggio, con situazioni potenzialmente pericolose. Non ricordo una situazione a Cittadella, un colpo di testa nel secondo tempo, chiaramente un tiro deviato, ha preso un palo. L'inerzia l'abbiamo avuta spesso in mano noi, quindi è chiaro, quando perdi hai poco da parlare e tanto da pedalare, però ai ragazzi come atteggiamento, come proposta di gioco non posso rimproverare niente. Chiaramente tutto è migliorabile, ovviamente, non stiamo qui a decantare assolutamente niente, quindi silenzio e pedalare. A proposito di miglioramenti, l'attacco continua a far fatica a segnare e anche a proporre azioni pericolose. Qualcuno dice Brunori non ha ancora segnato, però di palloni giocabili a Brunori ne arrivano pochi durante la partita. Vabbè, Brunori fa l'attaccante di mestiere, quindi quando gli capita fa gol. Oggi la palla gli è capitata, non è riuscito a fare gol. Durante le partite, non mi sembra che l'attaccante del Cittadella abbia avuto 10 palle gol, per cui noi ce la siamo giocata, abbiamo creato potenzialmente tante occasioni, tanti tiri sbagliati, quindi credo che il pareggio quantomeno fosse stato più giusto, secondo me. L'infortunio di Balzano, che cosa può dire Zauri? Sapete già qualcosa sull'entità di questo problema? Purtroppo niente, la dinamica non è delle migliori, una torsione del ginocchio, però vediamo domani con gli esami. Le scelte di inizio partita, in campo Ingelsson, in panchina Memusciai, come giudichi la prova di Ingelsson soprattutto? Ingelsson è una prova positiva, il giocatore come Ingelsson gli si chiede gamba, gli chiede atteggiamento comunque propositivo, ha fatto la sua partita. Ingelsson è un giocatore che purtroppo con noi è stato poco, per via anche delle nazionali. È un giocatore che può giocare benissimo, è un giocatore molto bravo secondo me, quindi ci sta benissimo in una rotazione dei centrocampisti bravi che ho, che abbia avuto la sua chance oggi. Memusciai in panchina invece? Memusciai fa quello che deve fare, quando gioca, quando arriva in panchina va in panchina. Parliamo di questa partita col Crotone, perché fra 3 giorni si torna in campo, una partita difficile con una squadra ostica. Zauri si aspetta progressi sul piano del gioco e anche un po' in generale della manovra di squadra? Ma sì, io non ho la presunzione che la mia squadra sia più forte delle altre. Io da inizio ho detto che noi vogliamo con i piedi super bassi, noi siamo come le altre più o meno, quelle che lottano come noi per salvarsi e hanno un'ambizione che forse sarà quella che vedremo più avanti, ma in questo momento non possiamo pensare che alla salvezza, e guai a chi dice altre cose.